0-0, quali sono gli aspetti positivi di questa partita? Gli aspetti positivi, diciamo che la squadra ha creato diverse palle gol, non ha concesso neanche un tiro in porta, e gli aspetti negativi che non si è riuscito a vincere. Mister, tanto troppa pressione forse su questa Champions League? Ma io lo vado dicendo da diverso tempo, bisogna rimanere sereni, per vincere le partite in Champions bisogna giocarle, è sempre difficile. Credo che la Juventus ha la stessa ambizione dell'anno scorso e di 2 anni fa, né più e né meno. Non vuol dire che il mercato che è stato fatto un ottimo mercato, abbiamo l'obbligo di vincere la Champions League, anche perché vincere la Champions League non è facile. Io credo che noi abbiamo il dovere di provarci in Champions, il dovere di vincere per vincere il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. La Champions League è una competizione dove ci sono 4-5 squadre che sicuramente sono al pari della Juventus, se non un gradino sopra. Questo non significa il fatto che la Juventus non deve provare a vincere la Champions League. Poi il fatto che tutti parlano di questa Juventus, sembra che la Juventus sia l'unica favorita della Champions League, quando è 20 anni che la Juventus non vince la Champions League, quindi bisogna stare bene col piede per terra, con umiltà, lavorare e pensare solamente a migliorare, perché i ragazzi hanno fatto una buona partita. Mito, ci ha fregato tutti. In Piani ci eravamo convinti fosse titolare dal primo minuto. Una scelta tecnica o c'era qualcosa di... No, assolutamente una scelta tecnica in lettura della partita, dove magari loro nella parte finale della partita potevano diciamo un pochino calare, e Piani sicuramente mi poteva dare qualcosa in più. Grazie a voi.